Allora Marco, si presenta un giocatore rinvigorito, no? A parte il gol, una prestazione sopra le righe, la tua hai recuperato in pieno? Sì, vabbè, diciamo in pieno no, perché comunque penso di ancora essere un poco in ritardo in condizione. Però diciamo che sono contento della partita che ho fatto, soprattutto del primo tempo. Il secondo purtroppo mi ha condizionato troppo quella munizione che avevo e pensavo solamente a non prendere quella munizione, quindi diciamo che mi sono tra virgolette calmato, tanto dovevo fare solo minutaggio, quindi il mister l'ha capito, ma ha tolto giusto così. E però non, almeno nel primo tempo, come dicevi, cioè al di là della diffida che pesava, anche in tutti i contrasti sei entrato, cioè proprio deciso nonostante tutto, no? Bene. Sì, vabbè, diciamo soprattutto quando avevo palla io ero un po' più tranquillo, quando avevo palla agli altri ero sempre un po' timoroso e diciamo che no, vabbè, non spicco per grosse doti difensive, però diciamo che oggi maggiormente. C'è una dedica particolare per quanto riguarda il coro, abbiamo visto che dopo la rete si sei rivolto verso la tribuna. Sì, vabbè, certo, questa è mia moglie e mia figlia, oggi è addirittura la prima volta che la portavo in campo da quando è nata, mi ha portato fortuna, però diciamo che è per loro che mi stanno sempre accanto anche nei momenti diciamo difficili, che mi sopportano, dai. Che significa realizzare un ruolo vincente dopo un mese di ferro? Era mai vincente fare un ruolo dopo tutto il mondo? Diciamo... Ora non mi ricordo benissimo, mi trovo un po' impreparato, però diciamo che mi serviva assolutamente sto gol per riprendere, fiducia non l'ho mai persa, però comunque fa sempre piacere fare gol, aiutare la squadra in questo momento che purtroppo sono stato fuori, quindi ti dico che per me questo gol è importantissimo, però ho rosicato perché volevo anche vincere. Grazie, Marco, mi manco una cosa, Dubbio e Santa Benedetto, no? Sì. Romperete una delle due e hai qualcosa da dire sulla doppiata delle due squadre che si preparano? No, sono due squadre che comunque hanno fatto molto bene nel loro campionato, in un girone molto difficile secondo me, molto equilibrato, quindi chiunque troveremo una squadra agguerrita, quindi dobbiamo stare pronti e essere lucidi sia mentalmente che fisicamente. Ma non hai preferenze? No, assolutamente no, non mi permetterei mai. No, ma perché non mi permetterei mai di dire preferisco quella che l'altra, sono due squadre, te l'ho detto, che hanno fatto benissimo e va bene chiunque verrà.